stiamo lavorando attivamente su questa emergenza Covid-19. Stiamo facendo un sacco di servizi grazie ai nostri volontari, grazie ai nostri dipendenti, grazie a tutti i componenti della nostra associazione, e sicuramente siamo un briciolo in difficoltà, come tutte le altre associazioni, a reperire i dispositivi di protezione individuale. Queste sono le mascherine, penso che ne avete bisogno a voi della Croce Rossa, da parte della Protezione Civile e del Comune di Torre Pellice. Io ringrazio allora a questo punto Protezione Civile e Comune di Torre Pellice per la donazione di queste mascherine, una delle azioni che noi abbiamo chiesto a gran forza a tutta la Val Pellice. Non sottovalutiamo niente, ci tuteliamo naturalmente anche noi e cerchiamo di portare avanti comunque una situazione che per adesso è abbastanza normale. Siamo al mezzo di soccorso avanzato di base della Croce Rossa Italiana di Torre Pellice. Dopo ogni intervento si fa la nebulizzazione, si apre il portellone, si mette questo apparecchio dentro, si schiaccia l'interruttore, si fa partire e si chiude l'ambulanza. Ecco, questo cosa garantisce? Garantisce la sanificazione dell'abitacolo dell'ambulanza. Perfetto. Per la disinfettazione. Pronta per ripartire? Pronta per poter intervenire per un altro servizio. È stato deciso dal responsabile responsabile salute in questo caso di vietare l'accesso alla sede di qualunque persona che non sia facente parte dei turni, no? Quindi nessuno può più venire in sede se non è autorizzato a fare dei turni o quant'altro. Quindi arrivano in sede vestiti normalmente, portandosi appresso la divisa, entrano in sede nel primo androne della sede. La procedura è che devono sanificarsi le mani, mettere i guanti in monolattice, ci sono di varie misure, e indossare la mascherina chirurgica. Fatto questa procedura qua, devono cambiarsi in una zona apposita, che è lo spogliatoio che abbiamo attrezzato per l'occasione. Loro rimangono in sede per fare il servizio di emergenza urgenza, quindi aspettano un'eventuale chiamata per fare l'uscita, oppure per fare qualunque altro tipo di intervento che la Croce Rossa continua a fare, compresa la raccolta dei farmaci, comprese le varie ordinarie o dimissioni o i normali servizi che la Croce Rossa fa durante tutto il suo periodo. Buongiorno, sono venuto a ritirare i farmaci per la Croce Rossa. Ok. Facciamo un appello anche alla popolazione che qualora alcuni fabbriche, qualunque esso sia, avessero a disposizione delle tute protettive, delle mascherine FP2, FP3, di donarcele per questa grande emergenza, perché ne abbiamo un assoluto bisogno per permettere un servizio sicuro ai nostri volontari.